Ciao a tutti! Oggi vi voglio parlare di una marea di prodotti di Lush. Nell'ultimo, direi quasi anno, ho utilizzato principalmente prodotti di Lush in doccia, quindi per lavare capelli, corpo, poi c'è qualche extra. Lush è un marchio che io conosco da tantissimi anni, l'ho scoperto trasferendomi a Firenze all'inizio dell'università, quindi tanti anni fa, lasciamo perdere quanti. Non l'ho usato per molto molto tempo e adesso, non lo so, un po' complice il regista, il mio fidanzato, ogni tanto mi regala qualcosa, fra cui il Natale dell'anno scorso mi ha regalato una mega scatolona piena di prodotti. Si è un po' riacceso l'amore e quindi ho continuato a usare questi prodotti per un bel po'. Che cosa ne penso? Allora, i prodotti sono tanti, non di tutti abbiamo una testimonianza perché alcuni non hanno nessun tipo di incarto né niente e sono finiti, per esempio le saponette. Questa è una cosa comunque positiva di Lush, l'attenzione verso l'ambiente. Le saponette io ho avuto, vediamo se riesco a risalire a cosa abbiamo avuto tramite i fogli che mi sono tenuto. Abbiamo avuto sapone di mare, che è un sapone alle alghe e sale marino. Direi di andare a usare uno dei saponi. Questo è sapone di mare. L'odore è molto marino. Sembra quasi un odore un po' salato, non so come dire. Sultana Soap. Soffici schiume per una delicata esfoliazione. Oggi andiamo a utilizzare Sultana Off Soap, che è questo. Non so se è un sapone, devo controllare perché è molto burroso, molto molto burroso. Profumo non lo so identificare. Non fortissimo, delicato, un po' speziato direi. E poi abbiamo avuto Lemon Zest, brillante limone, schiume solari. Andiamo a aprire un nuovo sapone di Lush. Questo è molto carino, con questa tutto giallo, con questo quadrato più chiaro. Ha un odore ovviamente di agrumi barra di limone. E direi basta con i saponette. Bene, abbiamo un altro sapone di Lush, credo che questo sia anche l'ultimo. Questo è quello che ho comprato io, non è regalato dal mio fidanzato. Non mi ricordo assolutamente più come si chiamava. Molto bello da vedersi. Ha un profumo un po' marino, direi. Buono, gradevole, fresco. Le saponette sono buonissime, hanno un odore fantastico, sono estremamente emollienti, morbide, anche divertenti perché colorate. Ce n'era una bianca e vabbè, però una gialla e una azzurra. E il problema è che hanno un costo piuttosto alto e in realtà, essendo così tanto cremose, si sciolgono alla velocità della luce, almeno usate sotto la doccia come sapone, e vi giuro che un pezzo di sapone da 100 grammi è finita nel giro di 3 docce, quindi il costo è un po' alto per la quantità di utilizzi. In più il fatto che siano colorate tende a avere il problema che non macchiano perché poi vengono via, però spargono questo colore per tutta la doccia e quindi poi va sciacquato via, per è un po' noiosetto, divertente lì per lì, ma un po' noiosetto. Cos'altro abbiamo qua? Abbiamo provato gli spumanti da doccia, di cui credo di avere queste come testimonianze. Erano appunto Sleepy, Notti Serene. Oggi andiamo a provare questo che è Sleepy. Not Sleepy, scaccia la stanchezza. Quello che vogliamo provare è un prodotto che io non conosco proprio per niente, mai avuto in vita mia. È questo, si chiama Not Sleepy. Forse non è il momento ideale perché è sera e questo scrive scaccia la stanchezza, ma tanto io ho una stanchezza intrinseca. E è praticamente una bomba da doccia. Io ho provato le bombe da bagno, ma non ho più, qui non ho la vasca da bagno, questo invece non l'ho mai provato. Quando la vita ti dà limoni, entra in doccia, prendi in mano questa meraviglia
Agrumata, mettila sotto l'acqua per vederla espandersi. Fai un respiro profondo, lasciati avvolgere dal seducente profumo degli oli essenziali mentre la bomba da doccia si scioglie in una soffice schiuma, insaponati poco a poco e lavati come al solito fino a quando non si è completamente dissolta. E poi c'era Comfort Zone, qui sei al sicuro. Andiamo a usare un altro prodotto Lush, cioè un'altra bomba da doccia, in questo caso Comfort Zone. Non ve la faccio vedere ora perché poi non rimarrà nulla. Questo è fatto tipo un po' a tortino. Praticamente io non avevo mai visto questo prodotto, è un prodotto che ha una specie di bomba da bagno come concetto, quindi è questo, credo, bicarbonato pressato che va messo sotto la doccia, e, cioè tenuto in mano sotto la doccia e si scioglie facendo un po' di bollicine e voi nel frattempo vi lavate con questo prodotto. Allora, queste assolutamente non mi sono piaciute, nel senso che di sé per sé profumo buonissimo, prodotto anche divertente perché fa tutte queste bollicine, ma dura 30 secondi e per lavarsi non è per niente comodo. E siccome anche queste hanno un costo piuttosto elevato per quello che sono, un utilizzo solo così che proprio si sfasciano in un secondo, io queste non le ricomprerei perché secondo me è uno spreco di soldi. O sono io e non ho capito come si utilizzano, ma le trovo scomode per lavarsi, poco efficaci rispetto ad altri tipi di prodotti, costose per quello che sono, mentre la bomba da bagno è costosa, però è un prodotto che una volta ogni tanto per fare una cosa rilassante ci sta, ma la bomba da doccia secondo me non ha senso. Altri prodotti che abbiamo provato sono due gelatine da doccia, se non mi ricordo male, quindi c'è Twalight. Qua abbiamo un'altra gelatina da doccia, si chiama Twalight, e sono 100 grammi e è così, quindi super super perlata. Ha un buonissimo odore piuttosto intenso di lavanda. E poi c'è Woosh, gelatina da doccia, tutta la potenza di una tripla spremuta di agrumi freschi, alghe per risvegliare la pelle e le idee. Andiamo a utilizzare questa che è una gelatina da doccia. Scusate la faccia, ma sto per fare la doccia, appunto. Si chiama Woosh gelatina da doccia. Questo è un barattolone da 240 grammi. Dice come si usa: afferra la gelatina, lavati bene fino alla punta dei piedi, quindi riponila nel vasetto, usala tale e quale oppure provala ghiacciata per una sferzata in tonica in più. La gelatina è fatta così. Buonissimo. Sa di svelto agli agrumi. Buonissimo. Cioè, lo so che svelto non è buonissimo, però è un odore molto concentrato di agrumi. Mentre Twilight dice: lasciati cullare dalle schiume calmanti e al profumo di lavanda, immergiti nella dolcezza della notte. Allora, gelatine da doccia mi sembra che l'avessi già provato in passato. Sono un prodotto anche qui con dei lati positivi e negativi. Il lato positivo è che è un prodotto che può essere divertente perché la gelatina da doccia sostanzialmente è una specie di saponetta ma in gel, quindi sguiscia da tutte le parti. Quindi da un lato è simpatico perché è una specie di gioco, dall'altro purtroppo è un po' scomodo, cioè se uno vuole fare una doccia veloce, questo coso gli sfugge continuamente e cade ogni 3 secondi, è un pochino scomodo, non credo sia un prodotto adattissimo come unico prodotto lavante. Hanno buonissimi profumi, ma questo vale per tutte le cose di Lush, quindi diciamo se uno vuol fare una doccia simpatica ci sta, per una cosa pratica un po' meno. Andiamo avanti, abbiamo poi un prodotto simile alla gelatina da doccia, è il gel doccia slime. Questo si chiama Boo e credo che fosse un'edizione di Halloween, anche se poi io l'ho avuto per Natale. Allora, mi scuso per la faccia, ma è mattina e ora vado a fare la mia doccetta, quindi sono ancora in pigiama, però oggi voglio provare questo, quindi è un gel doccia slime, si chiama Boo, c'è scritto Bwahahaha P-W-O-O-H,
pieno di guscio di noce di cocco macinato, questo fluido nero spettrale e sfoglia delicatamente la pelle, risvegliando i sensi e tutti gli spiriti. Aperto è così, è molto viscido da vedersi, però ha un buonissimo odore abbastanza intenso, secondo me è patchouli, non ci metterei la mano sul fuoco, ma credo di sì, e sembra anche un po' glitteratino, non so se lascia poi dei glitter. Praticamente era questo slime, letteralmente nero, che vi passavate addosso per lavarvi. E il profumo era buono, era un po' speziato. È spiritoso, è uno slime che vi passate e poi vi sciacquate via. Questo secondo me è meno scomodo delle gelatine perché è più pratico da utilizzare anche un po' più in velocità. Però secondo me il limite di questo è che era nero e faceva un disastro nella doccia, nel senso che vi macchiava tutto di nero e poi il tempo che vi ci voleva sciacquare via tutto il nero dalla doccia, avevate bisogno di nuovo di una doccia. Quindi non è praticissimo in questo senso qui, il prodotto è stato simpatico, il profumo era buono. Secondo me funzionava anche, però due scatole a lavarlo perché era una cosa nera, nera come la pece, appiccicosa come uno slime che rimaneva incollato a tutte le pareti, al piatto doccia e anche al vetro, quindi disastro in questo senso qua. Vi faccio vedere alla veloce tre campioncini che mi sono stati dati. In realtà ne ho un altro, ma è più grande, ve ne parlo direttamente quando parlo di quei prodotti lì. Questi piccolini così io difficilmente riesco a farmi un'idea. Io ho avuto Herbalism, che è un detergente per viso e corpo, so che è molto famoso. Nel pacco di Lush ho trovato anche questo, non mi ero accorta che c'era un secondo omaggio, detergente per viso e corpo, Herbalism. A me non è piaciuto molto, praticamente questa pasta abbastanza solida, abbastanza sì, granulosa, che ne prendete una piccola quantità, la sciogliete un po', la mischiate un po' con l'acqua e vi passate il viso. Lo trovo scomodo, un po' secco come prodotto, oppure troppo liquido perché magari ci metti troppa acqua. Non è che mi abbia entusiasmato, non mi è piaciuto tantissimo nemmeno l'odore, non lo so, non lo ricomprerei. Poi c'è Ultra Blend, detergente viso. Direi di provare questo, che è semplicemente un campioncino che si chiama Ultra Blend. È completamente diverso da quello che mi aspettavo. È un detergente quasi un solido, è una specie di burro molto denso. Io pensavo fosse una cremina. Ha un odore questo molto leggero, un po' pungente. Cioè, lo so che questo è un controsenso. Non si sente un odore forte, ma quello che è qualcosa di intenso, come se fosse, vi dico il tea tree, ma non è tea tree, non lo so perché è veramente in realtà poco percettibile. Doveva essere appunto un detergente un po' particolare perché più che detergente viso, io questo lo chiamerei una specie di burro struccante perché di fatto aveva la consistenza del burro, quindi presa una piccolissima quantità, passata sul viso e poi sciacquato. Prodotto interessante perché scioglieva anche il trucco più ostico, però poi era complicato sciacquarlo dal viso perché era un burro in tutti i sensi, nel senso che vi lascia sta patina burrosa, grassa sul viso che anche poi applicando altri prodotti, altri detergenti non era facilissimo togliere. E poi abbiamo invece Beauty Sleep crema viso. Questo prodotto si chiama Beauty Sleep e viene insomma, sponsorizzato come crema viso, però in realtà dalle istruzioni sembra più una maschera perché dice massaggia sulla pelle, tienila in posa 10-15 minuti, rimuovila con un panno umido. Eccoci nel mio microbagno, questa è la crema. Ha un buonissimo profumo, non so se di mirtillo, qualcosa del genere. Ha una consistenza con dei granulini che sembrano appunto quelli del mirtillo. Non so se c'è appunto dentro il mirtillo.
Questa è la crema barra maschera dopo circa un quarto d'ora. Si è molto seccata. Adesso la vado a sciacquare. Sciacquata, si è rimossa abbastanza facilmente perché non era troppo appiccicata la pelle. Ho un po' dovuto insistere per levare i pallini che c'erano. L'effetto è molto buono. Sento la pelle molto rimpolpata, meno disidratata di prima, molto morbida. Non mi dispiace. Il body conditioner che si chiama Ross Argan. E appunto si chiama body conditioner, ma onestamente non mi ricordo più né come si usa né cosa ne ho pensato. Credo di averla usato passandola sul corpo e poi sciacquandola a fine doccia. Non mi ha lasciato nessun ricordo, quindi anche questo deve essere un prodotto che non mi ha colpito particolarmente, però non mi deve nemmeno aver schifato particolarmente. Hand Cream Helping Hands. Questa è una crema a mani che aveva un odore che devo dire un pochettino mi disturbava perché sentivo tanto l'odore di crema. Tolto questo aspetto qui, quindi un odore che non era tantissimo nelle mie corde, il prodotto è valido, funziona, non è secondo me però la miglior crema mani che abbia provato. Preferisco i prodotti per dire di L'Occitane, che per me rimangono ad oggi le migliori creme mani che ho provato. Che avevo comprato io è questo, Boom Lavadenti. Queste sono praticamente delle pastigliette, così, che voi mettete in bocca, masticate e vi ci lavate i denti. Onestamente, queste non mi ci trovo, non riesco a sostituire il dentifricio in pasta con questo solido perché lo trovo scomodo. Sta cosa da masticare mi impasta tutta la bocca. Non lo so, non mi è piaciuto. Ho provato altre pastiglie di un altro marchio che si chiama Stop the Water. Quelle mi piacciono un po' di più perché sono più mentolate, quindi almeno lasciano un po' più la bocca fresca. Queste no. Onestamente le trovo più pratiche una volta ogni tanto per fare un effetto sbiancante, visto che sono nere e un po' granulose, che per lavare i denti quotidianamente. E un'altra cosa è che tutta questa granulosità mi inquieta un po' perché ho paura che mi rovini lo smalto dei denti. Ora, è un prodotto pensato apposta per lavarsi i denti, però non mi fido tantissimo. Io l'avevo trovata un'idea geniale per portarla in viaggio, ma non lo ricomprerei e sto facendo veramente fatica a finirla. Abbiamo per finire gli ultimi prodotti, per modo di dire. Abbiamo qua una confezione gigante di uno degli ultimi prodotti utilizzato, che è Rub 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 Atollo 13 Gel Doccia Scrub. Abbiamo il gel da doccia scrub Atollo 13 o Rub Rub Rub, una doccia paradisiaca di fiori tropicali con sale dell'oceano per esfoliare la pelle e sognare isole deserte. Ok, non me l'aspettavo sia azzurro e ha un odore molto particolare, secondo me un po' floreale, un po' marino, buono, fresco, buono, mi piace. Questo è un prodotto a un profumo strabiliante, veramente buonissimo. Effettivamente mi ricorda un po' un'isola paradisiaca da qualche parte nel mondo. Devo dire è abbastanza delicato perché ha dei granellini abbastanza fini, abbastanza emolliente perché la crema con cui è fatto lascia una buona idratazione, un buon effetto emoliente. Questo mi è piaciuto. Poi abbiamo una maschera che questa, se ve la apro, vedete ce n'è ancora tanta perché l'ho usata solo 2 o 3 volte. Questa non fa parte del pacco regalo del mio fidanzato, ma me la sono andata a comprare io qualche tempo fa a Firenze, qualche mese fa a Firenze. La tengo in frigo per avere un effetto ancora più fresco. Si sta parlando di uno dei best seller di Lush, ovvero la maschera piperita. Proviamo insieme questa. Scusate i lavori, ma fuori stanno creando fuori dalla finestra di casa mia un centro commerciale, quindi
li sentiremo spesso. Questa è la maschera di Lush, maschera piperita, è stata in frigo fino ad ora e adesso me la vado a mettere. È una maschera super fresca, al di là del fatto che sia stata in frigorifero, perché è basata su menta piperita, miele, semi di Enotera. Dovrebbe servire a dare una sferzata fresca, tonificante, stimolante e dal potere emoliente. La maschera si presenta così, non è la prima volta che la uso, e sostanzialmente c'è da applicarla una dose abbondante sulla pelle, poi massaggia ancora e risciacqua. Questa è la consistenza. Messa, ok, è praticamente asciutta, l'ho tenuta più di quanto avessi pensato, ora vado a togliermela. Appena tolta, devo dire che questa maschera io in realtà la conosco da anni e è buona. Primo, ha un effetto rinfrescante veramente molto potente, molto purificante. Credo che adesso metterò un pochino di crema idratante. Le maschere di Lush mi piacciono molto, questa è una maschera freschissima, quando la mettete fa proprio un effetto ghiaccio, infatti forse era più adatta d'estate che adesso. Sul viso piano piano si secca, poi la andate a sciacquare e fa un buonissimo effetto alla pelle, fresco e però anche pulito, mi piace molto. Abbiamo gli ultimi prodotti, che sono gli shampoo e i balsami, che sono in assoluto i prodotti che mi sono piaciuti di più e forse quelli che in primis ricomprerei e che vi consiglio. Ho avuto 4 shampoo, di cui uno solido di cui non c'è più traccia, che era Atlantide per capelli fluttuanti. Ok, sono pronta ad andare in doccia e qui abbiamo lo sciampino di Lush solido che è stato incelofanato dal mio fidanzato quando me l'ha regalato perché aveva paura che si rompesse. In questo momento non mi ricordo come si chiama, ma è questo con tutti questi cosini dentro. Ha un odore fantastico, veramente è squisito. E è praticamente un shampoo solido blu e buonissimo, proprio buono buono buono, molto rispettoso dell'ambiente, senza packaging, quindi senza residui, un effetto molto buono sui capelli, il miglior shampoo solido provato fino adesso, profumo stupendo. Poi ci abbiamo Big shampoo al sale marino. Allora andiamo a provare Big, sapone al sale marino, è un prodotto che dovrebbe essere volumizzante, aperto è così, c'è letteralmente il sale dentro, ha una profumazione buonissima, un po' floreale mi sembra, insomma non è quella che mi aspettavo perché con l'idea del sale pensavo che fosse una profumazione più marina, invece no. Forse c'è un po' di limone, è una profumazione un po' fresca, floreale, secondo me, molto buona. Praticamente questo era uno shampoo e quando ho visto ero molto in dubbio. Era uno shampoo con dentro dei chicchi di sale piuttosto grosso, che quindi andava anche a scrabbare la cute. Un odore pazzesco, avevo paura che averci il sale seccasse i capelli, in realtà ha un effetto bellissimo sui capelli. Puliti, profumati a lungo, fantastico. L'unica cosa è che notavamo che avendo una parte di shampoo ma anche una buona parte di sale, il prodotto così costoso tendeva a essere un po' sbilanciato, nel senso che tanta parte del contenuto era chicchi di sale, che grande costo credo che non abbiano, ma beh, questo è giusto una opinione mia. E poi qui abbiamo 2 shampoo classici, di cui questo sta finendo ma c'è ancora,
che sono Daddy O, o detto anche Dorian Gray, che è questo shampoo di cui vedete un fondino qui viola. Io questo l'avevo provato in passato e ero estasiata da questo prodotto, mi era piaciuto tantissimo l'odore un po' di lavanda e l'effetto pulente. Mi è piaciuto, però paradossalmente forse mi sono piaciuti più quello al sale e quello solido. E poi qui abbiamo Rehab Lazzaro. Ok, qui abbiamo Rehab, fresco, rinfrescante, menta, profumo molto agrumato, buono. Forse anche questo l'avevo provato in passato, lo uso volentieri, fa un buonissimo effetto, lo sto usando adesso. E brucia abbastanza gli occhi questo, quando vi va negli occhi, però ha un buonissimo effetto. Però ecco, quelli che mi sono piaciuti di più sono quello al sale marino e quello solido. Mentre di balsami ne ho provati 4, tra cui questo che si chiama Candy Rain. Direi di provare il balsamo per capelli Candy Rain che mi hanno mandato in omaggio in questo barattolino. Come si usa? Idratante anticrespo, applicalo sui capelli bagnati, dopo lo shampoo risciacqua e annusa. Mamma mia che odore! Sa tipo di caramellina mu. Che mi è piaciuto parecchio. Poi ho provato Retreat Cercasi. Andiamo a aprire il balsamo per capelli di Lush. Questo me lo sono comprata io, se non mi sbaglio. Sono 250 ml. Era recensito benissimo. Questo è l'aspetto del balsamo. E ha un odore, secondo me, molto molto buono, ma non riesco a capire di cosa. Dentro c'è melone, olio extravergine di oliva, però a me non sembra melone l'odore. Comunque mi piace. Questo è un balsamo molto molto solido, quindi ne basta proprio pochino e andate a cospargerlo sui capelli e ve li lascia splendidi. Poi ho provato Veganese, balsamo per capelli. Mi sono scordata di farvi vedere Veganese, che ho già iniziato a usare. È un balsamo, ha un odore particolarissimo, secondo me sa di pepe, di spezie, forse di qualcosa anche un po' limonato. È abbastanza solido, ma decisamente meno di quello precedente. Questo invece è un balsamo più leggero, più fluido, al problema finisce più in fretta perché ce ne vuole un po' di più per coprire tutti i capelli avendoci più acqua dentro, però ha un buonissimo effetto. Infine sto usando in questo periodo insieme a Rehab questo balsamo solido. Ok, questo è credo l'ultimo prodotto di Lush, American Cream, e ha un balsamo solido. Il prodotto è così, rosa, ha un buonissimo odore che non saprei bene descrivervi. Odore buonissimo, l'effetto idratante c'è, però il balsamo solido, almeno questo, mi ha convinto meno rispetto allo shampoo solido, perché mi sembra che vada un po' meno, cioè ci vuole un po' di massaggio, un po' di coso per cacciare fuori gli effetti di questo balsamo e lo trovo un po' meno pratico. Devo dire sta durando un casino perché sembra ancora nuovo, in realtà io lo sto usando da mesi, insomma, da quando ho iniziato lo shampoo che è qua, quindi insomma è tanto tempo che lo sto usando. E niente, questi sono tutti i prodotti di Lush che ho provato nell'ultimo anno, se non me ne sono persa nessuna per la strada. Un marchio molto interessante per i profumi, per il rispetto ambientale, per la varietà di prodotti, un po' meno entusiasmante per i prezzi esorbitanti, però una volta ogni tanto, secondo me, un regalo Lush ci sta. E niente, con questo è tutto, se avete domande lasciate un commento, se vi va iscrivetevi al canale e io vi mando un saluto. Ciao!